Buonasera a tutti alla Doc Corolo. In compagnia con Michele di Foggia alla Doc. Poi ci sono vari amici alla Doc. Prego, vieni qua, prego. Presentati. Ciao, io sono Nello. Presentati pure tu. Aspettiamo l'arrivo dell'altro amico. Sono Abdul. Vieni Claudio. Claudio, a Romanaccio. Vieni l'altro. Ciao a tutti, buona serata. Sono Riccardo, da Bresella. E qui sono altro, ragazzi. Claudio da Roma. La grande Roma. Allora, ragazzi, mi raccomando, condividete questo video. Buonasera a tutti alla Doc Romolo. Oggi, stasera ci siamo messi la maglietta di Violas alla Doc, Riccardo Violas. E con la collana pure. Ora ti facciamo un bel cotto e mangiato. Queste sono costate di suino Alto Adige di Collina. Guardate, viva, fresca e genuina come noi. Il trucco magico che si deve aggredire. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Giustamente un pezzettino lo devo anche mangiare, giustamente, perché mo l'ho fatto a cudo pris, crudo e mangiato. Madre, e c'è un gaud, un gaud! Questo metto nel frigorifero. Perché ce l'ho ancora, A cuca pri. Bene. Quando è fame, si è fame. Che me la mangiare? Una voltata e una girata. Una voltata e una girata. Chi non capisce il dialetto pugliese, giustamente, una voltata e una girata significa una voltata e una girata. Una voltata e una girata. Dai! Un saluto speciale al manager Alessandro, Cisti, Marco Fratus, Solimena Giuseppe, salutiamo il grandissimo Leonardo Di Sante, Giampaolo Di Milano alla Doc, che mi ha detto che mi porta la carne e tanta roba di mare. A cupe lì, sempre alla Doc. Bene, prendiamo il piatto e andiamo con la procedura. Ecco qua, così prendiamo il gas, mettiamo nel piatto la carne, guardate che meraviglia, mamma, al sangue, perché le cose se non sono a sangue io non me le mangio. Madre. Un saluto speciale a tutti. Gli è bollente. Maledetta primavera. Maledetta primavera. Gli è bollente. Mi stavo incendiando le dita. Chi state te? Mannaggia. Meno male che non ho fatto.
non mi sono fatto niente. Maledetta primavera, maledetta. Che fretta c'è, maledetta primavera. Prendiamo il sale, perché sul maiale va soltanto il sale, sale, e vai con la procedura. Ci sono certi che il sale, certi ci mettono l'olio extravergine d'oliva, però io l'olio non glielo metto perché già il maiale contiene grasso, e giustamente non glielo metto. Che stavo la Candy, Candy, vieni qui, ecco qua, bene, alla zocca, avviciniamo ancora, ecco qua, così, alla zocca, perfetto. Bene, allora, guardate che meraviglia, alla doc, costata di suino Alto Adige di Collina, dai! Da Brescello, alla doc Romolo, costata di suino Alto Adige di Collina, cotto e crudo, perché guardate, vedete, questo è un crudo e mezzo, è mangiato, ma dai! Madre, it's your goat, when you goat, oh god, come on that, cruda, Madre. Mangiato e cagato. Come già? Mamma! Madre. E tu go, con io. Go! Il maiale a me piace mangiare sia crudo e sia cotto. Il manzo preferisco mangiarlo crudo direttamente. Il cavallo, ma dai! Manca le ossa, lascia il cavallo io. Il maiale preferisco mangiarlo sia crudo e sia cotto. Dai! Sei morto. E giustamente, ovviamente, mi ha chiamato prima il mio amico Michele e l'amico Vito, il mio vicino di casa, e Vito ha detto a me: Romolo, vuoi venire al bar a fare l'aperitivo? E mi hanno pagato un bel bicchiere di prosecco, e più Michele di Foggia mi ha regalato, mi ha preso un pacchetto di sigarette. Ma dai! Che buono, è buono, a cuta prezzo, dai! E beh, lui ci ha messo a ridere, perché lui è mio amico. A cuta prezzo, ma dai! Stasera salutiamo Mirko del bar via Appennini, alla Doc, che giustamente è un grandissimo amico di Federico di Milano. Un saluto speciale a Federico di Milano e la bellissima Letizia, la ragazza di Federico. Che lui, il mese prossimo, ha detto che mi deve fare una sorpresa, mi deve venire a trovare, speriamo, che questa sorpresa è alla Doc. Perché tutti i miei fan, quando mi vengono a trovare, per me non sono fan, sono più di fan, sono peggio dei fratelli. Un saluto speciale al grandissimo fratellone alla Doc, Giampaolo di Milano alla Doc. Poi salutiamo Giuseppe Manginelli e Domenico Cuomo. E salutiamo sempre il manager, perché il manager, se trovo lo saluto il primo, se trovo lo saluto dopo, ce la sai, vabbè, però il manager è il manager. Salutiamo sempre tutti quanti alla Doc, dai!
Voglio. Su maiale. Se squaglio, mo! Perché? Perché? Perché quando la cosa è buona. Quando la cosa è buona. E anche l'offerta a cuto prezzi. Ma se me la fai vedere d'oro, lo mangio tutto. Quando la cosa è a cuto prezzi, io faccio così. Come la calamita. Madre. 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 Oggi è doppia cena, un minuto. Ah. Quando le cose sono buone e belle, dobbiamo finire di mangiare. Ma dai! Le! Ai, ai! Voglio fatto. A Stradicù de Prince. Quando le cose sono a Stradicù de Prince, bisogna mangiare tutto, bisogna consumare, perché qui se lo consumiamo, mostame domani non ci stiamo. Mostiamo, mostame domani non ci stiamo. Allora, meglio che mangiamo, è meglio che mangiamo ora tutto. Oh. Questi qua ce la sa, sta la seccia, ma te lo fermo la mangia. Ha della chiacchia, ma dai! Ah, oggi è la doc. Io sono... E c'è Natale. Io sono Natale. Ah! Ma, ma. E quando è Natale a me? Io faccio fuori tutto. Ah, ma dai! Poi vieni qua, dove vai? Mannaggia, stava cadendo la tele, la... ce la sascio. Un telefono cade, mannaggia. Oh. I bicchieri delle tenebre sempre portato di mano, alla doc, ci ha detto, un paese, pussare, madonna. Perché quando devo fare la procedura giusta, ci vuole il pepe e il sale. Mo fa, acqua de prezzo. Sangue chiama sangue, l'ambrusco mandovana la doc. Cioè, ogni volta che ha Ianumir, a vacanese, maledetta primavera, alla doc. Mamma! Buono. Madre. Madre fa scalda. Sale? Pepe alla doc. Un saluto anche a tutto Brescello e Reggio Emilia, provincia e tutto. Ma dai! Limone, 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 limone. A Bari c'era uno che si chiamava Limone, un amico mio, si chiama Limone. Si chiama Limone, forse perché questo qui si mangia tutti i limoni. Sì, ma è un po' bravo questo qua. Bene, Cresini alla doc. Fascal. Fascal! Perché Fascal? Perché non ho acceso il condizionatore. Ma mo ci vuoi, c'è. Ma dai! Alla doc. Da Brescello, crudo e mangiato. Prima si mi fatto una voltata e una girata. Costata di maiale alto alice di collina alla doc. Mo ci facciamo alici di mare, mamma, crudo e mangiato. Madre.
Vadim. Dici che a Natale si fa sempre la vigilia. Io la vigilia la faccio tutti i giorni, ma dai! Ma che? Ma veniamo. Madre. Madre. E questa è fame naturale, non è fame chimica, eh? Mande. Mande. Tony! Sebastiano! Stefano! Salvatore Andrea! Yuri! Antonio! Quando dovete venire? Dovete venire! Anche il manager Alessandro Tamen. Dai! Con il succhio però, eh! Perché è sempre con il succhio. Bene. Alla Docco Romo termina qui. Ci aggiorniamo domani per i soliti pranzo e cena. Mi raccomando, se non è iscritto sul canale YouTube alla Docco Romolo, iscrivetevi. Se non è iscritto su Facebook, sulla nuova pagina Facebook alla Docco Romolo, iscrivetevi. E se non è iscritto ancora su Instagram alla Docco Romolo, iscrivetevi. Io vi auguro buon lunedì a tutti, buona serata a tutti, come sempre, più di prima vi avrò e ci aggiorneremo domani alla Docco Romolo. Sta venendo il treno, vi faccio quando vedere il treno. Scusate, non è tanto che vuole, sempre no, sta male. Il treno di Brescello, eccolo qui, il nostro famosissimo treno di Brescello, il nostro treno di Brescello che arriva sempre alla DOC, alla Super DOC. Eccolo il treno di Brescello che arriva.